Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Oggi Insieme. Buon inizio settimana a tutti, grazie per esservi collegati, benvenuti alla presenza del Signore, perché in questo spazio faremo esattamente quello che il Signore si aspetta dalle nostre vite, all'inizio della nostra settimana, all'inizio della nostra giornata. Per molti di noi la giornata è già iniziata da molte ore, ma noi prendiamo questo tempo, grazie a Dio, per iniziare un tempo, una giornata, uno spazio della nostra vita in conversazione con il Signore, perché questo significa pregare, significa parlare con il Signore, interagire esattamente nel modo in cui parliamo tra di noi, e quando preghiamo parliamo con il Signore, e non è un monologo, è un dialogo, perché come noi parliamo a Dio, anche Dio parla a noi. Come? Attraverso la sua parola, attraverso la meditazione della Bibbia, ma anche attraverso i tanti sentimenti che Lui manifesta nel nostro intimo del cuore quando avvertiamo la sua presenza. Perciò è importante vedere la conversazione, la comunione con Dio in visione proprio della preghiera, in rapporto proprio con il momento di preghiera, di intimità con il Signore. E noi questa mattina, proprio come facciamo tutte le mattine oramai da diverso tempo, abbiamo un tempo in diretta, uno spazio in diretta dentro al quale vogliamo proprio vivere la presenza del Signore. E perché no? Per quanti di loro si sono collegati forse per la prima volta, quanti amici vi siete collegati in questo momento per la prima volta, vogliamo anche mostrarvi il modo in cui il Signore si aspetta di ricevere da parte nostra una chiacchierata, un'apertura di cuore, un pensiero. Ecco, la meditazione devozionale mattutina ha un grande valore alla presenza del Signore. Con questo vi ringraziamo e vi diamo il benvenuto a questa nuova diretta. Pace del Signore. Pace anche a te, Mariana. Buongiorno. Pace anche a te, Michele. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno a quelli che si sono collegati per le prime volte. Buongiorno anche ai nostri amici affezionati che ci scrivono sempre, sì, e che ci incoraggiano. Dio è per tutti. Quindi se c'è qualcuno che sta seguendo per la prima volta e sta pensando non fa per me, ti stai sbagliando, perché ti stai perdendo una grande benedizione ed è almeno la possibilità al Signore di interagire con te, di benedirti. A volte noi ci lamentiamo, siamo portati a lamentarci per qualcosa che non abbiamo, e in realtà il Signore apparecchia davanti a noi una mensa. La mensa sono tutte le sue benedizioni, quando il Salmo 23, che conoscono tutti, anche quelli poco avvezzi alla lettura della parola di Dio, quando il Salmo 23 il salmista dice: tu apparecchi la mensa, tu imbandisci la mensa al cospetto dei miei nemici, vuol dire che anche se ci sono dei problemi, delle difficoltà nella nostra vita, i nemici possono essere malattie, problemi finanziari, problemi relazionali, qualsiasi sia il tuo problema, sappi che Dio apparecchia per te una mensa di benedizione. E non ti perdere l'occasione di vedere com'è bello stare alla presenza di Dio e relazionarti con Lui. C'è differenza, sai, forse stai cercando da molto tempo un'amica o un amico, qualcuno che ti possa ascoltare, qualcuno che addirittura ti possa consigliare, e non lo trovi. Rimani sempre più deluso, più conosci le persone più rimani deluso, e chiudi sempre le tue relazioni dicendo: sono tutti uguali. Bene, stamattina ti presentiamo uno che non è uguale agli altri, e quindi se ti fa piacere conoscerlo, si chiama Gesù, e te lo vogliamo presentare in una veste diversa. Quindi resta con noi connesso, e se invece tu ci segui da tempo, ti chiediamo di condividere questa diretta per raggiungere più persone. Infatti è vero, questo è un invito che non avevamo ancora fatto in apertura di giornata, quindi vi chiediamo di condividere questa diretta se ci state seguendo dai social, proprio per arrivare ad un numero maggiore. E alla fine semplicemente un condividi e può contribuire a far arrivare la parola del Signore a qualche persona in più, a qualche tuo amico. Probabilmente se condividi questa diretta, il Signore potrà arrivare a parlare alla persona con cui stai interagendo sui temi della fede già da diversi anni, e probabilmente potrà trovare nelle nostre parole da parte dello Spirito Santo la conferma, perché no, alle tante domande che ha nel suo profondo del cuore, che a volte anche fa fatica a fare e a sottoporre agli altri. Quindi perché no, una semplice condividi può aiutare veramente l'opera del Signore nella vita di quanti ti circondano, che sono nella tua rete di contatti. Gloria al nome del Signore. Mariana, vogliamo proprio iniziare, sì, con una preghiera, come di consueto facciamo. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo per questo nuovo giorno di vita che ci hai dato. Grazie perché ne sappiamo di non meritare nulla, nemmeno un giorno della, alleluia, nostra vita, Signore. Grazie, tu ci, Signore, concedi
non soltanto la vita, ma anche le forze, alleluia, Signore, per lavorare, per uscire di casa, per alzarci, alleluia, dai nostri letti. Fa che veramente il nostro, grazie, cuore possa, Signore, essere pieno di gratitudine per te, Signore. Amen. Possiamo, grazie, apprezzare, Signore, ogni singola cosa che riceviamo da te, sapendo che nessuno di noi con il proprio affanno, con il proprio sforzo può aggiungere o può migliorare la qualità della propria vita. Quindi, Signore, ti prego in un modo particolare per tutti quelli che ancora non hanno questa consapevolezza, di toccare il loro cuore, Signore, di fargli comprendere che tu sei la vera vita. Signore, aiutali veramente a conoscerti di più, aiutali a scoprirti. Forse molti ti pensano soltanto come un Dio che è nominato nelle chiese, ma non come un Dio che vive accanto a loro e che può consolare anche le loro vite nei momenti di dolore. Signore, ti prego nel nome di Gesù di nascondere questi servi, perché c'è tanta gente che ha bisogno di una parola che viene direttamente da te e non dagli uomini. Quindi nascondi i tuoi servi, te lo chiediamo nel nome di Gesù, Padre. Amen. E raggiungi, amen, con la tua parola ogni cuore. Amen. Amen, amen. Gloria al nome del, gloria, Signore. Gloria a Dio. Il versetto di oggi lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 3. Amen. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Faranno questo cosa? Quindi per capire cosa dobbiamo andare qualche verso prima. Al primo versetto. Dal primo. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati, vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà credendo di rendermi un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora, loro ora, vi ricordiate che ve le ho dette, non ve le dissi da principio perché ero con voi. Bene, qui è molto chiaro il Signore, vedi, la lealtà e l'onestà di Gesù si vede in tutto quello che fa. Non ci nasconde, non ci sta promettendo un cammino con Cristo senza problemi. Non fa le promesse come solitamente sono gli uomini a fare. Quando uno vuole fare un proselito che segui se stesso e non segue Dio, che cosa fa? Incomincia non a parlare del vero Vangelo, ma degli slogan presi dalla parola di Dio. Quindi tu vincerai, tu prospererai, tu sei vittorioso, tu soltanto quello che la promessa che il Signore ti ha detto sta arrivando, la risposta sta avvenendo. Questo non è il Vangelo che predica Gesù. Gesù ci mette in guardia, ovviamente noi in Lui siamo più che vincitori, lo sappiamo, ma ci mette anche in guardia dei pericoli, delle insidie che è del prezzo da pagare per essere discepoli. E infatti, dice, molti vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, chiunque vi ucciderà. E non pensate che succede soltanto il corpo. Tante volte sono proprio le parole che uccidono l'interiore degli uomini. Quante volte ci siamo sentiti delle parole che poi rimbombano, risuonano nella nostra mente e ci hanno letteralmente massacrato, pensando quelle persone di fare addirittura un favore a Dio. Sì. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Quante persone sono stati messi fuori dalle congregazioni per nulla? Ma Gesù stesso è stato accusato, è stato maltrattato per nulla. Infatti, se non erro, capitolo 15, qualche verso prima, e infatti dice, al verso 25, dice, ma questo è avvenuto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge e mi hanno odiato senza motivo. Allora, se hanno odiato senza motivo il Signore, vogliamo meravigliarci che a volte odiano noi senza motivo? Nessuno ha diritto, ovviamente, di trattare così un'altra persona, ma purtroppo sono cose che avvengono e noi dobbiamo conoscerle, dobbiamo sapere che esistono anche di persone che sono mosse da questo spirito, da questi spiriti che non sono buoni perché semplicemente non hanno conosciuto il Padre. Beh. Ci sono molte persone che lo conoscono soltanto perché è cultura. Noi nella nostra famiglia serviamo il Signore, però in realtà non conoscono nemmeno il Signore chi è. Lo dicono, sono frasi che si dicono a memoria, è un frasario a volte utilizzato così, ma in realtà non conoscono. Quindi la differenza tra chi conosce e chi non lo conosce qual è? È proprio nelle azioni, lo vediamo proprio da come si comportano, da come si relazionano con gli altri. Se hanno odiato Gesù, che era perfetto, che era senza peccato, che era santo, lo faranno anche con noi. Ma Gesù come si comportava con le persone? Gesù era sempre pronto a perdonare, era sempre pronto a ristabilire le persone, era sempre pronto a venire incontro anche a quelli che erano in dubbio.
E tutti quelli che hanno conosciuto Gesù e hanno conosciuto anche il Padre si comportano di conseguenza come lui, perché sono influenzati dal suo modo di fare. Quindi noi con questo non stiamo dicendo che siamo delle persone perfette, ma stiamo dicendo che più conosciamo il Padre, più conosciamo, più ci relazioniamo con lui, più il nostro modo di essere cambia, perché ne assumiamo, assorbiamo il carattere meraviglioso di Gesù. Amen. E la gente potrà vedere una differenza in questo, di come ci relazioniamo con gli altri. Molti dicono: io conosco il Padre, servo il Signore, il mio Dio, io ascolto solo la voce di Dio, io voglio stare solo con Dio, e poi non vogliono stare con i fratelli. Ma in realtà l'amore che hai verso il Padre si dimostra con quello che hai verso i fratelli. Se tu ricevi l'amore del Padre, il tuo amore per il Padre lo dimostri dando amore a quelli che sono intorno a te, interessandoti ai bisogni di quelli che sono intorno a te. Quindi è tutto una catena che non deve spezzarsi. Noi riceviamo dal Padre amore, riceviamo rivelazione e parole, allo stesso tempo noi dimostriamo al Padre l'amore abbracciando gli altri. Il simbolo della croce, che ha una barra verticale verso il cielo e una orizzontale verso il prossimo. E noi vogliamo dire: Signore, aiutaci a relazionarci con te ogni giorno, perché poi vogliamo abbracciare Amen. I nostri Alleluia. Fratelli Amen. E sorelle. Noi ci chiamiamo così, per chi non lo sa, perché in realtà quando diventiamo figli di Dio diventiamo fratelli e sorelle. Abbiamo lo stesso papà. Non è che sono i fratelli e sorelle quelli che sono chiusi nei conventi, sono quelli che hanno gli stessi genitori. Avendo lo stesso papà, noi diventiamo fratello e sorella. E noi vogliamo proprio dire: Signore, fa che veramente dentro di me i sentimenti possano essere mutati. Alleluia. Che possano essere dei sentimenti nuovi, i sentimenti che ha Gesù, e che nessuno si muova pensando di fare un favore a Dio e andando invece a ferire le persone che sono intorno a loro, perché questo dimostrerebbe che non hanno conosciuto affatto il Padre. E se qualcuno nella semplicità, nell'umiltà, si è comportato in un certo modo con qualcuno, sei ancora in tempo per dire: Signore, forse sono io quello che si comporta così con le persone intorno? Allora aiutami a comprendere, perché voglio stare al centro della tua volontà e non ti escludere da solo, continuando per orgoglio magari a fare quello che hai sempre fatto, ma cambia la tua attitudine, il tuo atteggiamento con le persone che sono intorno a te. Ah sì, Signore, aiutaci veramente. Questo è un grande bisogno nel quale dobbiamo cominciare a ragionare un po' tutti. Abbiamo bisogno proprio di comprendere al meglio. Ma che cosa, tu hai già accennato, Marianna, in qualche modo a questo principio che sto avanzando, che è quello del grande fenomeno che ognuno si crea un Dio a proprio piacimento, esatto. Che poi in un certo senso è, come ben hai detto, stato proprio il motivo principale per cui Gesù ha dovuto affermare ciò. Quindi da dove nasce la persecuzione verso l'opera di Dio? Non nasce dalla... il motivo per cui si è perseguitati non è la presenza del Signore, ma è la incredulità dei cuori. Mi spiego meglio. Gesù, quando è venuto sulla terra, ha esercitato il suo ministero sulla terra in questa giovane vita che ha speso affinché potesse poi raggiungere l'obiettivo principale della sua esistenza sulla terra, che è appunto la nostra salvezza. È venuto sulla terra dopo 400 anni di assenza della parola del Signore al popolo di Israele. Perché questo è accaduto? Proprio perché in questi 400 anni il popolo ha dovuto esercitare la sua vicinanza al Signore attraverso le leggi, i precetti, e 400 anni sono veramente tanti e sufficienti per generare, alimentare e aumentare una figura di Dio fatta su misura secondo i propositi religiosi. Ognuno con la propria religione, ognuno col proprio senso di infinito, di eternità, prova in qualche modo a mettersi davanti agli occhi un Dio fatto con le fattenze, con il carattere che più o meno immagina dalla sua esperienza. Quando ci va bene, questo Dio che immaginiamo è un Dio che ci sta aspettando e che ci richiama alla sua presenza, ma quando in genere affrontiamo questo discorso con una grande leggerezza,
collochiamo il Signore all'interno di uno dei tanti motivi per cui esiste un'eternità, dai tanti motivi del nostro senso di trascendentale, di cose che non si vedono, di che cosa c'è dopo la morte, che cos'è questo senso di coscienza che ci assale, quali sono questi pensieri dell'eternità. Bene, quando Gesù è venuto sulla terra ha dovuto scandire di nuovo l'identità del Padre. Quando è venuto sulla terra ha dovuto cancellare l'identità che gli uomini avevano dato a Dio. Ha fatto un lavoro minuzioso e non ha preferito fare questo lavoro parlando alle grandi folle come se fossero, in un certo senso, tutte da reindottrinare. Ha utilizzato un linguaggio completamente diverso, è tipico del nostro Gesù ancora oggi. Ha utilizzato il messaggio dell'amore attraverso il quale ha compiuto miracoli, ha parlato da parte del Padre, ha manifestato le caratteristiche del Padre e poi ha cominciato a denunciare la mancanza di conoscenza del Padre, di Dio. È necessario comprendere che ogni qualvolta si va contro il pensiero unico, questa cosa rappresenta di per sé, o lo fai per un concetto politico, o lo fai per un'utopia di vita, o lo fai per la causa dell'Evangelo, automaticamente sei esposto alla persecuzione in qualunque forma. Quella di oggi, quella del nostro tempo in realtà, è una persecuzione e un contrasto molto particolare, perché mentre in qualche modo si può giustificare il popolo di Israele che in 400 anni si è ancorato alla legge e si è dovuto fare un Dio a sua immagine, perché volente o nonente comunque sei legato a quello che leggi, a quello che riesci ad interpretare, l'assenza della manifestazione di Dio era molto incisiva in quei tempi. E allora in qualche modo io ci posso anche in qualche modo giustificare. Infatti poi arriva Gesù e scatena tutti quanti i concetti principali della religione ebraica: il sabato, la donna, il miracolo, il Messia che doveva venire, la liberazione eterna da parte della potenza del Signore. Ci sono tanti concetti, per esempio il commercio nel Tempio, ci sono molte cose, la classe sacerdotale, i farisei, l'apparenza, quante cose si sono alimentate in questa assenza della manifestazione di Dio. E poi con la sua presenza ha dovuto mettere appunto in riga la faccenda. Il fenomeno strano che caratterizza i nostri tempi, come stavo appunto cercando di dire, è che nonostante Gesù sia venuto, nonostante abbiamo tra le mani tutti quanti gli strumenti per poterlo servire, per poter stare alla sua presenza così come egli vuole, ancora oggi esiste la tendenza a crearsi un Dio a propria immagine, secondo le proprie fattenze, le proprie immaginazioni. E questa pratica inconscia dell'uomo viene radicata esattamente nella natura peccaminosa dell'uomo, perché ogni uomo, con l'intento automatico di respingere Dio, il vero Dio, dalla propria vita, si ritrova in qualche modo a risalire la china dell'aspetto religioso mettendo in pratica una serie di precetti, oppure per esempio una serie di aspetti fisici o un modo di vestirsi, di comportarsi, di parlare. Alcuni per esempio adottano proprio un gergo che sembra essere esattamente quello dei più grandi istruiti della parola di Dio, ma poi alla fine se parli in fondo delle cose basiche come per esempio la salvezza dell'anima non ti sanno rispondere, perché non hanno fatto un'esperienza, non hanno conosciuto il Padre. Allora di che cosa si avvale oggi l'uomo in generale? Si avvale delle proprie sicurezze, delle proprie conoscenze. Tant'è vero che oggi siamo di fronte ad un'esplosione di conoscenza di cose vane, ma in realtà non c'è niente di nuovo sotto il sole, dice l'Ecclesiaste, dice Salomone, il saggio, nel libro dell'Ecclesiaste. Dice che non c'è niente di nuovo, perché ancora oggi, come allora, la vanità va avanti sostituendo la riconoscenza del vero Dio. E allora ogni volta che c'è una immagine diversa e distorta di Dio, interviene il cristiano, che oggi più di ieri,
Oggi, più dei tempi di Gesù, il cristiano rappresenta in sé tutta quanta la potenza dello Spirito Santo, perché nel cristiano risiede Dio. Mentre prima era necessario che Gesù camminasse tra i villaggi e la folla intorno e i discepoli parlassero con lui, da parte di lui e per lui, oggi invece tutto è cambiato, perché non è più necessario stare in quelle terre intorno a Gesù uomo, ma abbiamo la possibilità come Chiesa del Signore di avere Gesù dentro di noi attraverso lo Spirito Santo. È questa la promessa che si è adempiuta sull'alto solaio. Quindi un po' la prospettiva cambia, e in visione di questo assetto moderno e contemporaneo della Chiesa, Gesù predice attraverso questo meraviglioso versetto che fanno questo e vi faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre e né me. Ecco qui svelata in un versetto tutta quanta la missione della Chiesa del 2023. La Chiesa di Cristo in Italia ha un unico ruolo: far conoscere il Padre e conoscere il Figlio. Dobbiamo presentare Dio e presentare Gesù per la sua opera espiatrice nelle nostre vite. Dobbiamo presentare, attenzione per quanti dicono, beh, è stato un atto che è andato al di là della storia, la venuta di Gesù, la morte in croce, la sua resurrezione, ha salvato automaticamente tutti gli uomini. No, non affatto. Quello che oggi si ripete ancora è quello che accadeva ai tempi di Gesù, ed è quello che è accaduto ancora prima ai profeti, quando, parlando da parte del Signore, venivano derisi, beffati, uccisi, lapidati, ancora oggi maltrattati, calunniati. Ancora oggi la Chiesa del Signore viene trattata male a causa della franchezza che proviene dallo Spirito Santo. Allora oggi che cosa faremo? Ascolteremo gli annunci che lo Spirito Santo ci manda attraverso le parole di Cristo, oppure faremo come molti stanno decidendo di fare, dirottando dalla fede, rinchiudendosi in una apparenza religiosa, facendo parte per esempio di un gruppo religioso, e dicono: ma noi apparteniamo ad una religione, noi facciamo così, noi diciamo così. Il Signore Gesù invece ci richiama l'attenzione, dice: attenzione, prima di essere Chiesa, tu singolo, tu caro amico, tu Michele, tu Marianna, tu Giovanni, tu Nicola, tu Maria, tu chiunque tu sia, metti il tuo nome, hai uno scopo e un obiettivo da raggiungere, che è il seguente: far conoscere il Padre e far conoscere Gesù. È necessario comprendere oggi che il mondo è esattamente alla stessa posizione in cui si trovava quando Gesù è arrivato sulla terra. Non è cambiato nulla. Questo perché l'azione del peccato contrasta l'opera di Dio. Non ci dobbiamo scoraggiare. La nostra chiamata avviene esattamente in questa condizione. Infatti egli ci dice: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Solo che le nostre vite non verranno sbranate dai lupi, perché noi siamo i figli di Dio, coloro che hanno già vinto e che non temono le persecuzioni di questo mondo, anzi rappresentano una gioia per noi, ricordandoci ancora che dobbiamo essere ripieni e franchi della potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. È bello, è vero, ed è molto vero. Noi abbiamo la responsabilità di far conoscere il Padre, però aggiungerei di far conoscere il vero aspetto del Padre. Amen. Perché se queste persone pensavano di fare un favore al Padre, evidentemente avevano conosciuto un falso Padre. E la responsabilità è di chi lo presenta. È vero. Quando all'inizio della creazione il Signore Dio, no? Di Dio Trino, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, tutto era perfetto perché non c'era peccato, quindi l'uomo somigliava al suo creatore e si comportava come lui, pensava come lui, era intelligente, aveva tante qualità. Ma con l'ingresso del peccato, che ha deturpato ogni cosa, che ha gettato l'uomo in un baratro, ed ecco che l'uomo ha incominciato a pensare: facciamo Dio a nostra immagine. Quindi si sono capovolte le cose, e l'uomo, facendo Dio a propria immagine, presenta il Dio secondo l'immagine sua. E allora ecco che arriva Gesù e fa quella preghiera meravigliosa che dice: Padre, sia santificato il tuo nome. Amen. Quindi sia santificato il tuo nome vuol dire che sia tolto ogni cosa che sporca l'ombra del tuo nome,
che sia tolta ogni parola superflua che non ti descrive per bene, che sia tolta ogni parola malvagia che non ti descrive bene. Quindi sia santificato il tuo nome. Noi abbiamo questa grande responsabilità di presentare Dio per come Egli è. Amen. Un Dio che sì, è pieno d'amore. A volte, sapete, c'è il peccato dell'eccesso. Tutti gli eccessi sono peccati. Noi crediamo in un Dio d'amore, ma crediamo anche in un Dio giusto. Quindi se noi crediamo in un Dio d'amore, non pensiamo e ci dobbiamo togliere dalla nostra immagine quella che hanno voluto alcune religioni inculcarci, ovvero quella di un Dio sempre accigliato, che non vede l'ora di farci del male, che non vede l'ora di farcela pagare. Perché se fosse così non esisterebbe più uomo sulla faccia della terra, perché in realtà nessuno di noi merita niente. E noi dobbiamo immaginare che Dio sia talmente amore, solo amore e niente giustizia, che poi tollera ogni forma di peccato. Alleluia. Non c'è scritto palesemente nella Bibbia che Dio ama il peccato e il peccatore odia il peccato, non c'è scritto palesemente, ma si capisce dal versetto che dice Dio ha tanto amato il mondo, che è peccatore, tutti sono peccatori, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma c'è una condizione. Non c'è scritto Dio ha tanto amato il mondo affinché tutti abbiano vita eterna, affinché chiunque crede in lui. Quindi c'è una condizione. E noi, per portare le persone al ravvedimento, a conoscere il vero Dio, dobbiamo predicare il vero Vangelo. E dobbiamo noi stessi, quando incominciamo a predicare, quando usciamo anche di casa, qualsiasi cosa che facciamo, o facciamo una diretta come questa, o semplicemente parliamo alla Signora accanto a noi. Sapete, anche il numero non è importante, facciamo fuori anche dal loop dei numeri. A volte noi pensiamo che dobbiamo stare attenti a quello che diciamo solo quando siamo di fronte a una telecamera con 25.000 persone che ci seguono. Non è così. Noi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, dobbiamo pesare ogni parola, anche se stiamo parlando con una persona singola, perché quell'anima è preziosa agli occhi del Signore. Ogni parola detta oziosamente sarà condannata davanti a Dio. Noi pensiamo tanto ai peccati eclatanti, quelli eclatanti per gli uomini, non pensiamo alle parole oziose. E le parole oziose sono quelle parole che non portano a ravvedimento gli altri, sono parole che addirittura possono scandalizzare il prossimo, o sono delle parole che possono uccidere il prossimo. E per ogni parola, c'è scritto nella Bibbia, saremo giudicati. Allora noi vogliamo stare attenti a presentare il vero Dio e vogliamo pregare, stavo dicendo prima, quando usciamo di casa, qualsiasi cosa facciamo: Padre, sia santificato il tuo nome, soprattutto Alleluia. Fa che io possa avere il peso della Grazie. Responsabilità di predicare il vero Dio con il vero aspetto, che non voglio predicare un Dio diverso da come tu sei. Quindi sia santificato il nome del Signore, ognuno di noi, ognuno di voi abbia la responsabilità di presentare Dio così com'è, e per presentarlo per com'è, senza nessuna deformazione, dobbiamo conoscere bene la parola di Dio, dobbiamo appetirla, dobbiamo gustarla. È l'unico modo per comprendere bene questo Dio come è fatto. È l'unico modo per presentarlo nel modo giusto, per predicare un vero Vangelo, un Vangelo genuino che non è fatto di slogan, come dicevo prima, e né è fatto di terrorismo. Perché a volte ci sono anche quelli che predicano il terrorismo. Allora le persone hanno paura e si accostano al Signore per paura. No, noi serviamo il Signore per amore, e il servizio che noi compiamo per Lui, ogni forma di servizio, è semplicemente un atto d'amore verso di Lui. Allora noi stamattina vogliamo proprio dire: Signore, aiutaci a conoscerti di più, affinché ti possiamo amare di più. Ma se noi non lo conosciamo di più, saremo come quegli uomini che si comportano male perché non hanno conosciuto il Padre. E noi non vogliamo correre il rischio di non conoscere bene il Padre e trovandoci noi stessi a diventare carnefici non volendo. Quante persone ci sono in giro che non conoscono bene la parola, che non hanno approfondito bene le scritture, sono predicatori di quello che hanno sentito dire, e tante volte predicano cose che non sono in linea con la parola di Dio e diventano carnefici senza che loro lo sappiano addirittura. Infatti queste persone qui erano ignare, non sapevano che non stavano facendo nessun favore a Dio, loro pensavano di fare un favore a Dio, quindi sono vittime anche loro di che cosa? Sono vittime della loro ignoranza biblica, della loro conoscenza di Dio, sono vittime loro stesse. E nessuno di noi diventa vittima di se stessa perché non approfondisce veramente le parole di Dio. Io non voglio diventare un carnefice perché non conosco bene la parola di Dio, pensando poi di fare un favore a Dio. Oh, Signore.
Signore, aiutaci, liberaci, perché queste sono le insidie che noi non dobbiamo sottovalutare. Non ignorate le macchinazioni di Satana, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E quando le persone ignorano le macchinazioni di Satana è perché in realtà non hanno la conoscenza, e la mancanza di conoscenza che cosa porta? Ti porta a perire, e non perisci soltanto tu, perisce anche quello che sta intorno a te, perché i tuoi falsi insegnamenti, le tue convinzioni, la tua predica di convinzioni non è parola che porta vita. E noi stamattina vogliamo veramente dire: Signore, aiutaci, fa che veramente noi ci possiamo avere un cuore devoto a te. Alleluia, e possiamo amen. Avere tanto sì, di quell'amore signora, per grazie. Le anime Alleluia. Da predicare il vero Vangelo che Alleluia. Porta la libertà, che porta la pace, che porta la soluzione anche nelle avversità, perché il Signore ce l'ha vista, ce lo dice, non ci nasconde nulla. La lealtà di Dio è straordinaria, quindi anche se sei nelle avversità conosci meglio il Signore, in modo che tu riesci a comprendere anche il perché il Signore sta permettendo nella tua vita che forse qualcuno ti metta fuori. Aiutaci. Forse qualcuno ti metta fuori, e non pensare che sempre è negativo. In questo momento sapete che cosa penso? Che tante volte se una pianta non porta frutto è perché non sta nel terreno giusto. Ho sentito una volta un agricoltore dire: ma quel terreno non è buono, ormai è stato sfruttato, quindi bisogna, per vedere questa pianta che porta frutto, bisogna metterla in un terreno fertile. Tante volte il Signore permette che qualcuno ti caccia fuori da quella condizione, da quell'ambiente dove tu stai, perché non è l'ambiente che favorisce te per portare frutto alla gloria di Dio. Quindi se qualcuno ti mette fuori da un ambiente dove tu magari avevi le tue abitudini, semplicemente eri abituato, stavi sereno perché quello è il tuo ambiente, qualcuno ti aveva anche affibbiato qualche ruolo, e non porti frutto, nel momento in cui nella tua vita, nel tuo cuore nasce il desiderio di portare frutto, probabilmente qualcuno ti metterà fuori. Sai perché? Perché Dio sa che quel terreno per te non è buono, è un terreno che non può aiutarti a portare frutto. E a volte noi pensiamo che Dio, ci rivolgiamo al Signore e dire: Signore, come mai ha permesso? Non sai perché. Devi essere sradicato da un luogo e messo in un altro luogo, perché tante volte l'ambiente fa la differenza. E noi vogliamo essere così maturi da comprendere che Dio per noi pensa sempre e solo il meglio. E nessuno di noi si ribelli, ma cerchiamo sempre di comprendere il perché a volte il Signore permette certe cose. Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Mariana, io intanto, non so se hai già visto l'orologio, ma intanto sono già partito con le richieste, ho cominciato già a scrivere qualche richiesta di preghiera. Tra qualche momento, a questo numero che vedi in sovraimpressione, puoi mandare la tua richiesta di preghiera. Tra qualche minuto noi inizieremo a pregare, e pregheremo nella fattispecie per tutti quelli che si metteranno in comunione con il Signore e accetteranno in questo momento la conoscenza del vero Padre, colui che ha nella tua vita la possibilità di cambiare completamente le difficoltà che stai vivendo, ma soprattutto di rivelarsi alla tua vita. Se tu non conosci ancora il Padre o ti sei dimenticato la potenza, perché questo mondo ha proprio questo intento, quello di farci dimenticare la potenza di Dio nella nostra vita, per la nostra vita. Ecco, Dio in questo momento, attraverso lo Spirito Santo, vuole arrivare nel tuo cuore e fare una grande opera, esattamente come sta facendo, per esempio, nella nostra amica, gloria a Dio per questa Francesca, che sente una presenza del Signore particolare questa mattina, si dichiara rinata da tanto tempo che non viveva questa presenza di Dio. E noi pregheremo per la tua fede, affinché possa essere consolidata, essere un riferimento. Poi ci chiede appunto come fare per riuscire a frequentare un gruppo di credenti, e dopo avremo la possibilità di chiacchierare anche sulla nostra chat e darti qualche consiglio. Se anche tu, caro amico, cara amica, in questo momento stai aprendo il cuore a Gesù, stai riconoscendo tutto il bisogno che hai di incontrare, di delineare di nuovo la realtà del Dio che t'ha creato, che vuole diventare il tuo papà, in questo momento il tuo padre vuole prenderti in braccio, vuole accarezzarti, vuole abbracciarti, sta aspettando che tu ritorni a lui. Scrivici, perché noi saremo felici anche di aiutarti in queste prime fasi dell'incontro con Dio. Poi ancora c'è
Angela che chiede per Maria Rita, Patrizia per Deborah, ancora c'è Miriam che chiede per sua nonna Angela che proprio questa notte ha avuto un ictus, questo risveglio è stato tremendo, ma noi preghiamo affinché tutto vada alla gloria di Dio, non temere Miriam. Poi c'è Maria che sta andando a trovare alcuni malati su un ospedale e voi ha bisogno appunto di preghiera, che la Chiesa continui a pregare per il suo mandato, Mariella per una visita, e poi c'è Adriana che chiede per il piccolo Mattias. Ci sono ancora tantissime altre richieste, ma ci vogliamo fermare qui e vogliamo, Marianna, se sei d'accordo, se sì. Non hai altre richieste, sì. Vogliamo appunto pregare in questo momento. Amen. E anche tu, se sei, se senti nel cuore di riferirti al Dio che in questo momento ti sta parlando, che è l'unico vero Dio, ti chiediamo proprio di metterti in comunione con Lui attraverso questa preghiera che faremo insieme. Noi facciamo in questo modo, proviamo a chiudere gli occhi e a concentrarci sulla presenza del Signore, perché questo ci aiuta a non distrarci. Se hai la possibilità di farlo, fallo. Se sei su un posto di lavoro, come tanti ci scrivono di fare, non ti preoccupare, il Signore ascolterà il tuo cuore. Tuttavia questo è un momento importante, perché lo Spirito Santo vuole operare nella tua vita. Padre, noi ti ringraziamo, Signore, ti portiamo davanti al tuo trono tutti questi nostri amici che in questo momento hanno proprio richiesto un intervento particolare nella propria vita. Oh Padre, ti chiediamo nel nome prezioso di Gesù di intervenire, di fare, Signore, della vita di quanti ti stanno invocando il capolavoro che tu hai già deciso di fare. Oh Signore, ti chiediamo di intervenire in modo potente, perché è necessario, Signore, che tu possa vivere in noi, fare la tua volontà attraverso la nostra vita, Signore, che si compia il tuo volere attraverso la nostra vita, Signore. Tante volte ci siamo anche immaginati un Dio secondo il nostro pensiero. Anche noi abbiamo fatto questo errore, prima di essere perseguitati proprio per predicare la conoscenza tua, ancor prima, Signore, anche noi abbiamo fatto lo stesso errore, ci siamo dovuti ricredere di fronte alla tua parola che ci arriva lì diretta al cuore, come sta accadendo in questo momento con molti dei nostri amici. Tutte queste richieste alla tua presenza, Signore, li mettiamo affinché tu possa intervenire in quei cuori sinceri che si stanno aprendo, che stanno stendendo le proprie mani, che stanno dicendo: Signore, tocca a me in questo momento, ho tanto bisogno. O probabilmente, Signore, non lo facevano da tanto tempo e tu non vedevi l'ora di questa arresa totale nelle tue mani, proprio perché grazie alla loro arresa, alla nostra arresa nelle tue mani, tu puoi intervenire nelle nostre vite, tu puoi aggiustare, puoi cambiare le nostre menti, puoi estirpare il peccato attraverso il sacrificio del tuo figliolo Gesù Cristo. O Signore, tu ci vedi santi, puri, perfetti, con una veste bianca, perché ci vedi attraverso il sacrificio del tuo figliolo Gesù. O grazie Padre, aiutaci a vivere sempre maggiormente nel pentimento dei nostri errori, nel ravvedimento, nel non compierli più affinché non ti offendiamo più, ma soprattutto aiutaci a vivere nella salvezza, spediti in un passo che ci porta verso il cielo attraverso la volontà che tu hai stabilito. Grazie Signore, ti chiediamo di intervenire e di portarci avanti nel nome prezioso di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Grazie Signore, grazie. Alleluia, gloria a Dio. La nostra programmazione ovviamente continua. È vero. Perché tra un po' c'è la voce del pastore, sì, alle 10:30. Pochi minuti abbiamo appunto la voce del pastore, restate connessi con noi. Ancora poi alle ore 12 di questo lunedì c'è un contenuto di review. Poi alle ore 14 c'è un contenuto dal colore rosa, che è quello di Donne di Fede, sì, in cui la sorella Marianna Poerio presenterà appunto questo contenuto, nel quale si parlerà di... Il grido di Gesù spezza il silenzio della disperazione. Alleluia. Parleremo della storia di Lazzaro, e quindi se c'è qualcuno che è particolarmente disperato, noi ti aspettiamo oggi, ma anche se non sei disperato, ti aspettiamo oggi, perché il Signore veramente può spezzare il silenzio. Amen. Anche Amen. Della difficoltà, del disagio. Oggi alle ore 14 sarà con noi collegata Michele Sara Leonardi, è una cantante cristiana che canterà anche dei canti in diretta. Bene. E quindi vi aspettiamo oggi per edificarci insieme alle ore 14. Molto bene, quindi poi in serata c'è il contenuto tanto atteso del lunedì, che è il culto comunitario in diretta da Polla alle ore 20 con il pastore Cataldo Petrone. Con questo vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani con una nuova diretta, ricordando anche sempre che alle la ore... replica di questo numero subito dopo review, quindi intorno alle ore 13.
Bene, vi vedo a domani.